Bonjour, bonsoir, buon pomeriggio, buon qualsiasi cosa, raddrizziamo questo attrezzo. Sarò rapida, o meglio, mi piacerebbe tanto essere rapida, ma tendo a voler dire così tante cose che a volte mi incasino e prolungo e prolungo. Quindi, visto che l'argomento che vogliamo trattare oggi è veramente un argomento di quelli wow, che svelano un po' di casini che si sono creati nell'immaginario di molti di noi, magari se non riesco ad essere troppo sintetica, mi divido tra oggi e domani, d'accordo? Voi tenetemi al pezzo, non voglio prolungarmi più di quel minimo necessario per rendere la cosa interessante, d'accordo? Ma la faccenda di oggi è veramente densa, ok? Parliamo infatti della voce mista, o meglio, dei registri vocali, della confusione che si crea tra tutti questi termini: voce di petto, voce di testa, voce mista, vocal fry, whistle e bla bla bla. Quindi andiamo subito a dipanare la faccenda e chiarire le cose, che in realtà la voce è una. E ci sono delle controversie anche tra gli esperti su quante siano veramente queste definizioni di registri vocali, perché c'è chi dice che il registro vocale è unico proprio perché la voce deve avere la stessa uniformità dalle note più basse alle note più acute, quindi debba avere la stessa identica caratteristica timbrica, scusate, eccetera. C'è chi invece suddivide tutte le varie modalità in cui accadono le variazioni nella posizione della laringe, delle corde, eccetera, eccetera, proprio per emettere i suoni nei vari punti, nei vari registri. La verità, come sempre, sta nel mezzo, perché è vero che ci debba essere, scusate, un unico suono, un unico timbro, un'unica riconoscibilità dal basso verso l'alto, ed è quello che rende le voci così straordinarie. Però è anche vero che esistono proprio dei meccanismi di fonazione che variano da un passaggio all'altro. La capacità di diventare, che ha un grande cantante di diventare appunto tale, è la capacità di rendere questi passaggi che avvengono assolutamente impercettibili all'orecchio di chi ascolta. Questo è quello che succede. Per cui, ma poi la confusione si è generata anche perché, però, quando si parla di registri vocali, si parla anche delle caratteristiche vibratorie che ha il suono. Quindi, quando si definisce la voce di petto, tanto per capirsi, si definisce questo tipo di voce che viene percepita a questa altezza qui. Se io parlo, mi metto una mano sul petto, oggi poi ho scelto il giorno peggiore per fare questo live, che non ho più voce, non ho più niente, tosse, malattie e quant'altro, ma chi se ne frega? Ciao carissima. Io dicevo, se mi metto una mano qua, percepisco la vibrazione, quindi non è soltanto una posizione che meccanicamente è dentro la mia gola delle corde vocali, ma è anche proprio come io percepisco la caratteristica vibratoria di queste note. Quindi la percepisco in questa zona qua, d'accordo? Via via che io salgo e vado più verso l'alto, si sposta la zona dove io vado a percepire questa vibrazione. È una questione prettamente meccanica, d'accordo, ragazzi? Quindi c'è il meccanismo appunto meccanico e poi c'è il meccanismo vibratorio, e queste due cose generano confusione. Oh, però per capirsi, facciamo una metafora automobilistica, d'accordo? Allora, questa la capiamo tutti. Se io guido con la macchina, io canto con la voce di petto, o comunque questa prima forma di estensione, chiamiamola così, mi arriva fino a un certo punto, proprio come le marce della macchina. Cioè io metto la prima e la prima riesce ad arrivare fino a un certo numero di giri, oltre quello non va, devo cambiare marcia per andare in un'altra posizione che mi permetta di andare a un'altra velocità senza fare fatica, d'accordo? Nello stesso identico modo, se io con la mia voce di petto, sentite, se io voglio andare oltre un certo punto mantenendo questa, ora prendetemela che sto facendo le cose un po' in soldoni, però se io voglio andare oltre, in realtà mi accorgo che i giri vanno a vuoto, la voce si sforza, il suono diventa sgradevole e non ottengo quello che io vorrei ottenere. Ecco, suono su corda unica, sono dei termini già che si fanno un po', come dire, specifici. A noi adesso questa cosa qui, quella che sto cercando di dire, è quello che noi dobbiamo imparare a fare questo switch proprio, come avviene nella macchina quando passiamo da una marcia all'altra, d'accordo? Arriviamoci per tempo. Quindi, se io faccio il mio movimento fino a un certo punto, oltre quello non vado, devo cambiare, cambio marcia e vado in voce di testa. Però attenzione che se io vado in voce di testa e ci vado senza sapere come fare, avvertirò una specie di scalino, qualcosa che mi farà fare.
sentite un passaggio nettissimo proprio, come se si trattasse proprio di una voce diversa, ok? Ed ecco che qui interviene quello che invece noi vogliamo imparare a fare quando guidiamo, che è il fare il cambio della marcia morbido, non usiamo metafore per le macchine automatiche, ma pensiamo ancora al nostro stick, no? Al nostro cambio, la leva del cambio. Voi dovete pigiare la frizione, è quella che fa la differenza. Guardate un po' che tra un po' divento insegnante di guida. Dovete pigiare la frizione. Nel fare questa cosa si può cambiare la marcia senza che avvenga il famoso grattare o la famosa cosa che nel nostro caso è appunto questo passaggio che avviene in maniera più o meno morbida, più o meno incidente, d'accordo? Qui, nel punto in cui si regola questo passaggio, la nostra frizione è quella che noi possiamo definire il punto in cui si crea la voce mista. La voce mista è proprio quel punto che mi permette di creare il passaggio dalla voce di petto alla voce di testa, rendendolo omogeneo, quello che prima Angel Guerriera ci stava dicendo, una corda unica. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che in qualche modo questo passaggio è un passaggio meccanico, d'accordo? Dentro la laringe avvengono dei movimenti e le corde vocali vibrano in maniera diversa, no? Le corde vocali stanno messe così, così per orizzontale, e non sono due fili come molti immaginano, ma sono come due membrane, come se fossero le due tende di un sipario, possiamo immaginare, d'accordo? Che vibrano, immaginiamo che siano messe così, ora le metto per verticale per meglio capire, loro vibrano in tutta la loro estensione nella zona più bassa, quindi quando noi mettiamo la nostra marcia 1, ok? Via via che saliamo però cambia proprio non solo la loro posizione, ma anche la modalità in cui vibrano e in qualche modo anche la porzione di corda libera di vibrare. Quindi cambia proprio molto a livello meccanico. Di conseguenza, che cosa faccio? Io devo far avvenire questo movimento in maniera più naturale possibile, quindi non tirare troppo a lungo la voce di petto dove non è più la sua estensione vibratoria corretta, e contemporaneamente far permeare questa parte con degli elementi della voce di testa. Quindi devo semplicemente regolare questo meccanismo in maniera morbida. Ma come vi dicevo all'inizio, dentro questi registri, voci, eccetera, noi abbiamo anche la differenza che c'è da un punto di vista acustico e vibratorio. Quindi se la voce di petto io la percepisco tutta nella zona bassa, vi faccio un esempio proprio un po' gutturale, no? Io vado a sentire il suono proprio qui, non in gola naturalmente, non è avanti, ok? E io posso fare questo suono, hey, 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 tutto in avanti, qua, d'accordo? Lo stesso suono lo posso fare, hey, 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 in altre zone dell'estensione, d'accordo? Ma sentite che si tratta come se fossero di due voci distinte. Come le possiamo unire? Ecco, il modo giusto per unirle è utilizzare alcuni semplici esercizi, ok? C'è un argomento incredibile su questa area, d'accordo? Quindi oggi non voglio, avevo detto all'inizio, annoiarvi più di tanto, però iniziamo a uniformare le due cose da un punto di vista meccanico. C'è un esercizio semplicissimo che, se noi togliamo un po' di pressione, togliamo un po' di pressione alle corde vocali, quindi non cerchiamo il suono puro, non cerchiamo il suono potente, ma in caso in via del tutto eccezionale, e non è una buona pratica, quindi non è da usare come sempre, è da usare solo come espediente in questo momento per ottenere quello che vogliamo ottenere, cioè capire la sensazione di libertà nella zona della laringe, aggiungiamo, dicevo, al suono dell'aria. Cioè, invece di fare una aggiungiamoci dell'aria, tipo ok? Più o meno a seconda di quanto ci sentiamo sicuri. Dopodiché, sempre un grande slancio dell'aria della pancia, su questo non voglio entrare oggi. Apertura chiara dietro con il palato molle ben alzato, e io farò questo lavoro di inspirare e fare una sirena. Che mi porta fino in alto e che mi permette di fare questa cosa senza scalini in mezzo, quindi senza rompere la voce, d'accordo? Un altro espediente che può essere utile utilizzare è quello di immaginare le corde vocali, questo buco attraverso cui passa il suono, come se si stesse rimpicciolendo via via che noi facciamo la sirena, d'accordo? Quindi ricapitoliamo i tre punti: il palato molle si alza, lancio molta aria, immagino le corde che si rimpiccioliscono, mentre appunto nel lanciare aria lascio che un po' di aria passi in mezzo. Lo volete provare con me? Allora, prendiamo un bel respiro, palato. Ah.
Ok, com'è andata? L'avete provato? Siete in situazioni dove potete provare questo esercizio? Se no, naturalmente lo proverete più tardi, quando vi va, eccetera. Ricordo sempre che aggiungere aria non è una buona pratica per cantare, quindi non è che dobbiamo cantare con questo suono così, come dicono gli americani, breathy, cioè sporco di aria, assolutamente no. Alla lunga questa cosa non fa affatto bene. Ma in questo caso, come in molti altri casi, finché la sensazione non è dominata, finché il corpo non impara che in questo momento non c'è proprio bisogno di una performance, quindi non deve mettere in atto compensazioni muscolari e si può lasciare andare e non capisce finalmente che cosa vuol dire questo suono libero che passa dal basso all'alto, no? Una famosa unica voce, un unico suono, ok? Io aggiungo questo piccolo espediente. Eventualmente col tempo, facendo questo esercizio e mettendolo insieme a tutte le altre cose, mi libererò di questa aria e la toglierò, d'accordo? Seconda sirena che vi voglio consigliare oggi è quella che lavora insieme al passaggio, quindi a questa frizione, diciamo, nella voce mista. Lavora nel mischiare i suoni, facendo in modo che tra il suono della voce di petto, brava Gabriella, tra il suono della voce di petto e il suono della voce di testa non ci sia più tutta quella grande differenza. Un esempio, se io faccio una, mettiamo una I. Questo è petto puro, è proprio completamente giù, grande, lo sentite, il suono è bello ampio, ma se io ci aggiungo ho messo in uso anche i risonatori più superiori, quelli che in qualche modo sono più in atto nella voce di testa. Stesso esempio, se io uso. È un suono puro di voce di testa, ma è estremamente flebile, non ha il corpo che aveva il suono della voce di petto. Ma se io ci unisco le stesse aperture, quindi metto in risonanza anche queste parti più basse, otterrò un suono che di per sé è più ampio. E quindi le due cose insieme, lavorando su tutta l'estensione, possono portare a un unico tipo di timbro, come diceva qualcuno in anticipo, un'unica corda di suono, d'accordo? Dove non c'è né una divisione meccanica, perché a un certo punto c'è un brutto passaggio così improvviso, né una differenza proprio di sonorità, d'accordo? Allora, facciamo questa semplice sirena, che è come quella di prima, ma questa volta la faremo su una U, e cercheremo di usare proprio questa totale libertà e apertura che abbiamo trovato prima, ma spingendo il suono un po' più in avanti, facendo sì che quindi quando io vibro nelle parti più basse sia già predisposta a mettere in vibrazione anche quelle più alte, ok? E viceversa. Proviamo insieme. In avanti il suono è più squillante, più brillante e fin da subito a corpo, così anche come nelle note di sopra, d'accordo? Ora, questi sono due esercizi fatti un po' al volo, così rapidamente, eccetera. Se volete approfondire tutto questo, tra l'altro io ho dato per scontate tante cose come la respirazione, come cosa vuol dire palato molle alzato, come la distinzione tra tante cose, voi se volete approfondire potete andare a dare un'occhiata. Uno, sulla mia pagina ho fatto milioni di live, alcuni più o meno seri, ma in tutti ho cercato di trasmettere competenze, informazioni, utili consigli, eccetera. Quindi potete, c'è una libreria gigantesca di materiale. Due, il corso che io ho pubblicato online. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché ci credo, l'ho fatto perché molte persone avevano voglia di capire come funziona questo cappero di voce, d'accordo? Lo dico sempre, vale per tutti, non vuol dire che tutti debbano o possano fare i professionisti, ma proprio per questo, non perché la musica non deve essere patrimonio solo di chi lo fa per professione, la musica deve essere per tutti raggiungibile. Chiunque ha il diritto di capire come funziona la propria voce, di ottenere tutti i suggerimenti, i consigli, le tecniche, gli esercizi per metterla in funzione in qualsiasi momento. E per fare questo io ho video registrato tutta una serie di lezioni, ma non come queste qui che faccio su Facebook, ma in realtà proprio organizzate con un metodo, con un punto d'arrivo e un punto di partenza, con tutte delle spiegazioni.
sono fondamentali per capire proprio anche il modo giusto per lavorare, per ottenere i risultati che si vogliono. E con tutti i video che spiegano la respirazione, la posizione, la maschera, come studiare una canzone. Veramente come fare a ottenere dei risultati grandiosi col minor sforzo possibile, ok? Quindi metto a disposizione tutte queste competenze, naturalmente ci sono anche tanti esercizi e c'è anche un file scaricabile come audio per poter avere, insomma, c'è dentro, c'è veramente tutto. E quindi dateci un'occhiata perché ce n'è anche una versione gratuita, proprio perché chiunque, anche dagli scettici che pensano che online non si possa imparare niente, alle persone che magari non hanno tanta, come dire, sono un po' curiose ma non troppo da iniziare subito, possono dare un'occhiata anche alla versione gratuita. Dopodiché, per tutto il resto, in questo momento c'è una promo wow che porta tutto al 60% di sconto, che significa che il corso completo, invece di costare 115 euro, in questo momento ne costa 49, ok? Non so quanto durerà, cerco di farla durare il più possibile, ma non sarà eterna, d'accordo? Quindi, ragazzi, se avete... Ah, vi ricordo che se avete delle domande, io cerco di rispondere tendenzialmente il venerdì, questa settimana, non lo so quale giorno sarà. Se avete interesse a portare avanti questo tipo di chiacchiere tra di noi, cliccate da qualche parte, ricevi le notifiche quando Alessandra va in diretta, qualcosa del genere, così che almeno non ve le perdiate, anche se le faccio in orari e in giornate strane. E che vi devo dire? Se questa cosa vi è piaciuta, e mi fa molto piacere se la condividete o se magari taggate qualcuno che pensate possa in qualche modo beneficiarne, d'accordo? Un saluto, ciao.